Allora Gianni, siamo di nuovo alla seconda volta di partecipazione al Giogo, che è un importante festival del teatro spontaneo, come si dice. Com'è la situazione quest'anno? Che cosa avete organizzato? Beh, quest'anno abbiamo ancora una nostra commedia, nostra proprio di Susi Cecchi, nel nostro repertorio, una commedia divertentissima. Se l'anno scorso vi siete divertiti, lasciami dire che quest'anno vi divertite di più. È una commedia molto, ripeto, carinissima, sempre basata su un fatto, diciamo, accaduto negli anni, le nostre storie sono tutte costruite su fatti realmente accaduti e quindi hanno questa matrice di verità in sostanza che poi recitando il pubblico apprezza e la fa un po' sua, insomma, perché magari qualcuno si ricorda, ah, pure a me una volta mi è successa una cosa del genere, eccetera, eccetera. Venire al Giogo per noi è sempre un privilegio, è una cosa, insomma, che ci dà lustro tantissimo, quindi te lo sai, insomma, noi, per noi è un grosso sacrificio perché siamo una compagnia molto grande, recitiamo 9 persone, quindi ci sono 9 storie, a combinarle tutte è una cosa molto complicata. Però lo facciamo sempre con entusiasmo, con questa voglia di fare, perché poi ci divertiamo, ritorniamo, te lo sai, mi fai ridere perché ci ridono, ritorniamo bimbi e te lo capisci bene, lo sai, tante volte mi incalzi su questa cosa, e a me mi fa piacere, io ti dico sì. Noi, oltre a avere questa, tra virgolette, passione che ormai è diventata un vero e proprio, come un'attività a tempo pieno, ci piace, facciamo le prove, ci passano queste 2 ore, non ce ne accorgiamo e quindi per noi è solo che un piacere trasportare un po' del nostro bindolo qui da voi. Che storia sarebbe questa? La puoi dire brevemente? Diciamo che è una storia basata sull'equivoco, che è la cosa che è più divertente nell'ambito della commedia. È un equivoco che si accavalla a un altro equivoco, per cui è tutta una catena. E da qui succedono cose improvvise, strane, divertenti. Divertenti, personaggi visti in una maniera che invece sono in un'altra. Che personaggio fa stasera? Io faccio Brunilde, che sarebbe la pettegola del vicinato, che si impiccia di tutti i cavoli degli altri e mette le pescette, come diciamo da noi, e insinua il discorso che questa signora sia, non sia, insomma, la linguaccia, come si dice da noi. È una linguaccia. E da qui vengono poi i vari momenti dove ci sono equivoci, dove ci sono situazioni. Sì, equivoco. Io diciamo che alimento questo equivoco che alla fine poi porta un disastro, perché se poi vi dico tutto scoprite troppo. Faccio proprio, alimento un equivoco, un grosso equivoco di queste. Fa un gran casino. Un gran casino. Sì. E chi saresti? Sarei la bambina che dà un po' fastidio e che viene a chiedere il gelato al bar. Senti, ma ti impicci anche te degli affari degli altri o no? No. No, sei brava da questo punto di vista. Sì, dai. C'è proprio una suora che è venuta a trovare i suoi fratelli e passa una settimana, insomma, qualche giorno con la famiglia. Probabilmente interrompe gli equivoci oppure invece li manifesta? No, cerca di interrompermi, ma ci capisce così poco su tutto quello che sta succedendo, quindi si trova coinvolta in situazioni tutte particolari. È proprio un prete, vero? No, recito, però qualcosa del prete ce l'ho sempre avuta. In che senso? Il senso della calma, io non mi arrabbio mai, quando qualcuno mi fa adirare io dico sempre, anche con un po' di presa in giro, figliolo, cos'è che ti turba, parliamone, e poi piano piano vado a crescere, ma solitamente mi comporto da prete. Ma questo signore chi sarebbe durante la commedia? È l'ispettore, è un ispettore. Ah sì? Sì. È un ispettore. L'ispettore di cosa? Io sono un ispettore della buon costume, perché non posso dire, ma in questo paese si svolgono delle attività per le quali necessita la mia figura, la mia presenza. E anche il titolo sembra che per gli spagnoli era quello che si chiamava allora casino.
Dovrebbe essere, esatto, sì. In effetti la commedia si basa proprio su tutto questo equivoco, che è simpaticissimo, divertentissimo. Noi ci siamo divertiti tanto e devo dire che io sono un aggregato alla compagnia dei Bindoli, perché io faccio parte di un'altra compagnia e, insomma, e devo, sempre della devo zona. Devo dire grazie a loro che ci hanno accettato, ci hanno accolto, e questo non lo dica, e ci hanno anche sopportato. Si crea questo equivoco per cui pensano che io faccia altro nella vita, ma invece sono una professionista seria, e loro invece pensano che io faccia delle altre cose, forse perché magari sono bolognese e quindi è un po', come dire, è provocatoria la questione. Sì, specialmente e vedremo. Nel pasto, i tortellini. Esatto, capito, quindi saremo a vedere come andrà a finire. Mi sembra che il tutto venga fuori da un equivoco, e di solito l'equivoco fa nascere delle situazioni divertenti, imbarazzanti. Assolutamente, è lì il divertimento, e lì è la bravura anche sia del testo, che effettivamente aiuta tantissimo a creare tutte queste situazioni un pochino borderline, e esce fuori un divertimento molto, molto sagace, molto, lo vedrete, molto carino davvero. Poi, tra l'altro, ci hanno detto che c'è sempre la solita domestica che fa gli affari degli altri, che mette su dei casini enormi. In ogni situazione di questo genere c'è una pettegola, sempre, è proprio, ci deve essere, è istituzionale, è giusto? Quindi anche in questo caso c'è, e avrà anche il suo bel da fare, quindi creerà tutta una serie di malintesi, e poi insomma, però poi alla fine si chiariscono le cose, quindi. Ho visto che si consolava con la suora. Sì, la suora è mia sorella. È mia sorella, e Don Enzo è mio fratello. Io sono Isola, la moglie del calzolaio, e alimento con Brunilde la pettegola del paese e la situazione che si è creata. Una situazione che poi porta degli equivoci straordinari. Eh certo, ce n'è tanti di equivoci, sì, che cerchiamo di alimentare. E che poi in realtà sono quelli che fanno sorridere. Certo, sì, le chiacchiere del paese, in poche parole. E dal pispino alla cantoniera volerà la mia canzon. Noi vogliamo sempre primavera, rompimento di coglion. Furbio, muoviti che è pronto. Ora vengo. Ci cingilla come al tuo solito, che qui si insega tutto. Tutti i giorni della stessa solfa. Ancora non ha capito che deve da fondo come entro in casa. L'è più dura dell'incarcato fango. Secondo me lo fa a coglionella. Meno male che io sti problemi ci li tengo. Ho bello solo. Beata a te. Ma lo sai come sono? Lo va a capire che la minestra è diventata un po' zimoni? È che non lo sai, che non mi conosci. A te, allancato come so, me la mangerei per infino in testa nozzelluso. Sì, oramai che è diventata colla. Se stai in altro po' ci attaccamo i manifesti. E magari ci attaccamo pure le foglie dei morti. È morta la pazienza di sopportarti sto talogno. Ci tengo da finire il lavoro per la cliente. Sì, tutte le scuse sono buone, ma vi pare che le gente devi aspettarli su comodi a strozzare perché lui a mezzogiorno e mezzo ci mette a chiacchierare con quell'altro? Ma chiude la bottega e venditene a casa, cammina! Che ci incastro io, Ci incastri? Altro che se ci incastri, te ci incastri sempre! Fo bene io a restare a cappone, fo! Ma un po' che scappo! Dove? Ecco, dove era lì? Di poppa a te, manna fissamo tanto che assino sembramo due allupati, sembrano. E te invece chissà che sei. Oh, ma scusate, cercavo la signora Sciola, mi hanno detto che abita da queste parti. Salve. Ugazzi, Alvaro Ugazzi. Marco, c'è la signora Sola?
da ste parti e io non sapevo niente. Sola. Ma è sembrato strano anche a me, me l'ha detto la signora della drogheria dietro l'angolo, ma la via e il civico sono questi. Io non conosco nessuna signora sola. E te? E io, se è per questo, non conosco manco sto civito. Scusi, mi scusi, ma mi farebbe legge sto biglietto che ci tenete in mano? Ma prego. L'altro po'. Sola. E che nome tu? Ma fammi un po' di vedere sto foglietto. Ma che non vedi che davanti alla S e ce n'hai? Nai, così piccina. È una virgola. Ma come una virgola che sono due pezzi, uno sopra e uno sotto? Casomai, punto e virgola. Oh, scusate, ma se non mi potete aiutare cercherò altrove. Aspettate un minuto, signora. Ragioniamo. Ma se questo non è un punto e virgola, allora è una I. E se questa è una I, vuole dire che qui c'è scritto isola. E se qui c'è scritto isola, vuole dire che dalla tua moglie c'è triolo. Signora, io a Betaluvi sono morto più intrigente. Ma allora volevi te a me? No. Insomma, la mia moglie. L'ha capito ora, è popone. Vabbè, io intanto mi presento. Sono la signora Santa Pellegrini. Mi hanno detto che ha affittato una casa. La santa è arrivata proprio a destinazione. Al santuario è arrivata. Santuario? La casa della mia suocera, scusate, ma non me lo mentovavo. Aspettate che chiamo la mia moglie. Isola! Isolina! Ma come? Dai a Pegione la casa della tua suocera e io non sapevo niente. E che ce la teniamo a mezzo? Oh, poi i miei cognati ce l'hanno prestata per farci un po' arrotondare, ecco. Così abbiamo sparso un po' la voce. Oh, ma quanti cavoli vuoi sapere? Isola! Isolina! Isola, apri sta finestra che c'è una che vuole di me della casa! Certo che sei più ignorante di una zolla. Scusi tanto, signora. Casomai dovevi dire c'è una signora che vuole dividere la casa. Lo vede, signora, io a Petaluvi sono morto più addogato, so. Furbio, se non ti muovi appena a casa ti... Questa signora che vorrebbe dividere la casa. Buongiorno, signora. Buongiorno. Venghi, venghi pure su, venghi. Ma scusate, ma la casa in affitto è questa? Sì, signor. Ma ci deve essere stato un equivoco, perché mi avevano detto che... No. Furbio, accompagna su la signora, giù. Venite. Dai che gli famo vedere la casa, venite, venite, signora, che vi accompagno io. Vedete, noi stiamo lì, io e la mia isolina. E nella porta davanti c'è la casa che damo a Pegione. Sapete, prima ci stava la mia suocera con i miei cognati. Poi la mia suocera è morta e i miei cognati si sono trasferiti. Ma sono morti anche loro? No, ma anche uno ci è fatto prete e quell'altra monaca. E così la casa ora è bella vuota vuota. Certamente avrete capito che nella famiglia della mia moglie sono tutti molto religiosi. Eccolo! Oh, parli del diavolo! Per modo di dire, per modo di dire! Voi due, lo sapete domani che giorno è? L'altra volta con sta nenia, ma ora secondo te io la domenica chiudo il bar
e mi invelo alla messa a sentire tu sinagoghe. Le scusi, signora, non faccia caso a quello che dicono questi due marafei. Sì, signora, noi cozzi preti ci ruzziamo sempre, e noi siamo un po' come due pecorelle smarrite, capito? Pecorelle smarrite, ma se non vi vedo in chiesa neanche la domenica. No, ogni tanto ci venimo, verba. Sì, sì, a te dà la comunione dei tuoi figli che non ti vedo. No, noi a Natale ci siamo venuti, ci siamo stati poco, però ci siamo venuti. Famo tante chiacchiere, si prego. Questa signora vorrebbe prendere a pegione la tua casa. Ah, salve, sono Maria Santa Pellegrini. Come avrà capito, anche nella mia famiglia sono molto religiosi. Allora, siete arrivata nel posto giusto. Sì, 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 è quello che dico pure io. E non è ancora detto, eh? Anche perché io non la cercavo una casa nel centro abitato. Io la cercavo un po' fuori. Sa, è per la riservatezza, è per la privacy della mia clientela. Laura, questa perché vuole andare a sta fuori paese? E poi che sarebbe sta clientela? E che è quella parola? Io sono una sema io delle parole straniere, che ne so? Sarà una macchina! Una macchina di quelle lunghe americane, una Buick! Sarà una Buick! E poi ci tiene ragione la signora, e come fa? A posteggiare una macchina grossa in quella maniera a mezza stivico. No. E poi i clienti li tocca venire alla pedona. Come le dicevo, Don Enzo, una casa un po' più isolata, perché io vorrei aprire un gabinetto pranoterapeutico. Ma perché il cesso? Ma di fatti, scusate, ma non cercavi te una casa isolata? E dove vanno mandati? Da isola. Comunque, per vostra norma e regola, casa, il gabinetto di già c'è. Lo vede, signora, alle volte il destino che belli scherzi che fa, eh? E poi non vi preoccupate, che per posteggio quello ve lo troviamo nuovi. Veramente, prima di decidere, vorrei vedere se la casa è consona alla mia professione. Ma chi è sta consona? E sarà la moglie di sto cinghito, che ne so. Comunque non vi preoccupate, perché come ha detto il mio cognato ziprete, siete venuta nel posto giusto. Guardate che qui si sta meglio che nelle case isolate. Qui c'è una pace. Beh, alle volte pure troppo, signor. Passa un'anima manca a morire. Mortorio. Alvaro! Guardate che qui vi troverete bene, sa? E qui siamo tutta la famiglia. E poi la casa non serve a nessuno, capirete. Questo prete, quell'altra monaca. Ora ci venite voi che siete santa e per di più pellegrina. E sì, non è destino questo. Fulvio, ora basta! Voi siete arrivata a pippa di coccio. Ma si può vedere questa casa per cortesia? Siete venuta a fare un po' di mare? No, è venuta a sciare. Da mani ti scurreggia proprio il cervello a te. Ma non l'ha intesa, Caddi. Mi serve per la sua professione. Siete sola? Ma per ora sì. Sto aspettando però che venga il mio marito. Sodoma e Gomorra! Fatela finita di importunare la signora. Andate al lavoro, che la signora l'accompagno io. Oh, salisco pure io. No, te no. Ma che non te lo mentovi che ci sto di casa. Venga, signora, venga. Grazie, non faccia padre. Caso. Allora. Portitoia, portitoia, portitoia. Ricrionne, ma non gogliola tutte le donne, quando l'uomini canto l'osanna, quanto è buona la sora Giovanna. È arrivato il gallo della sora Checca, e chissà su Dio che gli dice, sarai pure cappone. Ma tanto non sei buono né manco per far brodo. Ha parlato Rita Evord, ha parlato. E mi facevo specie che ancora ne riassommata. Sì, il maiale e sogna la ghianda.
Ma secondo te no? Una come quella e va a guardare uno come te. Ma l'ha vista? E poi tutta impicchiettata. E poi, come minimo, ci avrà 10 anni di meno. Ecco, va a guardare il capello, va a guardare. Lo guardo, sì. Ma l'ha vista bene? I tacchetti, l'ugnette, le labbrette, facce senza rossore. Ma la faccia del bicarbonato di soda, di lassù, sei riuscita a divide proprio tutto. Per infino l'ugnette l'hai visto. Guardimi un po' se mi sono sgraciato l'orecchio stamattina, va. Mamma mia, lei ti sa. Io ti vedo e sento tutto. Per infino erzito di quel troiaio di Bobo Barba che m'arriva fino a qui. Antufammi. Io perlomeno mi prefumo, mimpre. Ha voglia prefumarti con l'acqua belva. E tanto non batti in chiodo lo stesso. Sperisce, sperisce. Ma senti chi parla, chi senti chi parla di speri? Ma che niente, niente. Ti brucia che le belle donne mi fanno gli occhietti dolci e li complimenti, Le belle donne, ma che fammi il piacere. E se quella è una bella donna, e io chi sarei? Brigitte Bardot. E poi l'occhi dolci l'ha fatti te a lei. Sogna, sogna. Tabofa, costi, manci tengi niente da fare, No. Chi disprezza, compra. E chissà che dovrei comprare. La roba stantiva. E se poco stantiva costi. Dillo, dillo che ci tenghi il fuoco delle vene, dillo che ti brucia. Sì, per bruciarti a te. A te. E lui vuole far galletto. Ma guarditi bene prima nello specchio, prima di ingazzurrire. Io nello specchio mi ci guardo, con te ci disturba pure lo specchio, ci disturba. Almeno io sto nei miei confini. Ecco, brava, statene nei tuoi confini, non mi rompere i corbelli a me. Ma che ti guarda? Da. Io lo dicevo per te. Ah, per me. E per non farti ci fa la bocca. Che poi a parte che avvittela tutta, a me quella e mi pare pure poco seria. E mi fa specie che Don Enzo li dà pigione la casa sua e della sua sorella monaca. A parte che quello è raccatta tutte le pecorelle smarrite. Ma a me quella più che smarrita e mi sa che lo sa bene dove deve andare. E meno male che te ne va. Lo sai? E meno male che te ne va a chiesa a comunicare. Allora. Te l'ha parlato Don Enzo che non si giudica dall'apparenza. Sì? Che non lo sai che l'abito non fa il monaco. Ma quella della monaca non ci tiene manco l'ugne dei piedi, caro mio. Guarda che le foreschiere sono tutte così. Ah sì. Sono moderne. Sì. Non so come te che te ne va in giro con i gunnelloni fino alla capolla, eh? Meglio è almeno ci risparmi lo spettacolo, ci risparmi. Brutto, ignorante, maladogato. Meglio i gunnelloni che esse come quella. Ma inteso che ha detto. Ha detto che vuole stare isolata. E chissà che ci tiene da nasconde. E te lo dico io che ci tiene da nasconde. E poi che professione sarebbe? La prepatetica. E chi sarebbero sti clienti con i gonnelloni americani? Sì, con i gonnelloni, facciamo sbagliare. Con i macchinoni americani. Chi sarebbe? Ha sentitela un po' come ragiona questa qui. Ragiono, sì. Te ci tenghi il cervello in cancarena, come diceva il mio amico cieco. E allora? Ti vergogna di ste cose? No, manco per niente. Sì. Te l'ho detto e te lo ripeto, a me quella non mi garba. A me mi garba e pure tanto, è proprio il mio tipo, se lo sapete.
Ma se fossi in te, un gli darei tanto di catto. Ma non te l'hanno imparato che a sto paese chi ci tiene la bottega deve essere gentile? Chi non lo sai che dentro il paese si campa di turismo, eh? E a me che me ne frega, e mica ci tengo la bottega io, Ma io sì, e se te ogni foreschiero che arriva li cuci di cappotti in collo e te ne fai pure accorgi, io perdo i clienti, no? Io? Ma quando mai? Senti un po', ma non ci vai a mangiare oggi? O ci strozzi pure affacciata a questa finestra? Oggi ci tengo voglia! Sta cicignella è più gorda di una miccia! Ha detto la mia mamma che mi dà un ghiacciolo, che dopo passa lei! Devi dire a tua mamma che te il ghiacciolo oggi non lo pigli perché sto conto qui, eccolo qui! Sto conto è diventato un contadino, ha capito? Lo devi dire a tua mamma, dove sei? Te ora vai a casa, rompi il carusello e mi porti i quattrini, assinno io non ti do niente. Ha inteso che t'ho detto, sì? Meno male che dovevi essere gentile, spiantato un corpo. Queste bafagne ci avresti il coraggio di rifiutare un ghiacciolo a sta creatura. Questa è già la terza volta che riassomma da stamani questa spennocchietta, Ma che ti chiedi che io sto qui a far l'opera di bene? Che ti chiedi che sto dalla pubblica assistenza io? Mi pare che la sua mamma ce l'ha di già fatta l'opera di carità. O la volevo chiamare beneficenza. Ma non ti vergogni a pensare a ste cose, a fare certe insinuazioni? Allora è vero che sei gelosa, ma tanto a te ti piglierebbe nemmanco se fossi l'ultima scimmia sulla faccia della terra. E figurati, e chi ti sente? Imbecile di ca, me lo dà sto cavolo di ghiacciolo? Ce lo vuoi dare il ghiacciolo a sta creatura? Non lo vedi che s'affoga di caldo? Ci va a fregare a mare che così ci rinfresca. Dalli sto ghiacciolo, cammina, l'epicuso, che te lo pago io. Però non ci famo lo stradellino, Guarda che io lo dicevo pure per lei, ma sta creatura tutti sti ghiaccioli, sti cremini li faranno venire cacarone. Insomma, atteso quello che ha detto la vecchia, non ti cingi là e dammi sto cavolo di ghiacciolo. Brutta figlia di te che me vecchia. A te. Te bella te. Che fate in guatti, Oramai la detto e me lo paghi sto ghiacciolo. Fatelo pagare da quel tegame della sua mamma. Che fate in guatti un'altra volta, Ora mi dai i soldi di sto ghiacciolo. Te, e manco mi ricordo dove l'ho messo, l'ho persi dal buco della tasca. Accidenti a te, puleste, che ti ci vanno di medicine. Io le da pianta come panica. Ora li raccatto tutti e mi ci compro l'arca serse per digerirti a te. Si prego. Allora sta signora l'ha presa sta casa? Ma pare di sì. Io vado. Galletto Mazzolino, ci siamo capiti, E te mi raccomando, non ci fa scomparire. No. Quando? Sì. Siamo scomparire. Sono proprio contento che la signora l'ha presa a casa, sa? A te, al mio cognato si prete la mia moglie, l'ha fatto proprio una bella impressione. E se sono contenti loro, e figuriti io! E a me manco per niente, non è che mi garba tanto, sa quella. E poi che mestiere sarebbe la prepatetica? Che? A me invece fumi, torna come? Ti ferma tutta l'estate, che fa? Compa, ed è meglio che te la levi dalla testa.
Quella non fa per te. È quello che gli dico pure io. E che vorresti? E che vorresti dire? Vorresti dire che quella, come minimo, ci tiene 10 anni meno di te. Ora ti ci metti pure te, ti ci metti. A te, ti ci vuole una della sua età. Una come... E dalli custa nenia, non bastava a tuo cognato. Pure te! Zitto, sto dando il telefono. La risponde, va. Pronto? Sì. Sì, buongiorno. Sì. Sempre sia lodato, sempre se sì, sì. Fu! C'è la tua cognata al telefono. E ci devo venire. E che ne so, la tua cognata che ce l'ho da io. E come mai Sor Lucia ha telefonato? Chissà che è successo. T'ha detto niente? No, m'ha detto niente. E seppure mi diceva qualcosa lo veniva di a te. Così facevi il gazzettino per tutto il paese domattina. Io? Che mi si potesse raggronchinare le mani se dalla mia bocca è mai sortito qualche cosa. Infatti veni in furmine, e tanto ne attaccate poche di pecette. Tanto te fai passare i guai a qualcheduno prima o poi, te lo dico io. Ma che dici te? Sempre sia lodato. A te, Isola, apri un po' sta finestra. Ha telefonato la tua sorella, la monaca. Dice che domani viene per qualche giorno a casa. Dice che arriva con la littorina delle 11 allo Stato. Ora dimmi un po' te, dove ce la mettiamo che avevamo dato a Pecione la sua casa? Te non ti preoccupa. Anzi... intanto va a avvisarmi con il tassista e dili di andare a pigliare la stazione di Orbetello, e la dovete andare a pigliare, e ne sta mica bene che la monaca imbarca a macchina da sola con noi. Perché ci tendi paura che te la rubino? Ma ora mi tocca lasciare la bottega con tutti i clienti che ci tengo per andare a pigliare la monaca, e vacci te, no? Se... e ora io trucchi, mi invelo alla stazione di Orbetello, per andare a pigliare la mia sorella, E poi ne sta mica bene che una donna da sola imbarca in macchina con nove, non lo so. E poi lo sa che ti dico, Fulvio, io ci tengo da vicinità, facci te, cammina, va. Che... Isola! Aspetta un po', inteso bene, E arriva la tua sorella. E come mai viene a casa? Che è successo? Ci sente male? Non è successo niente. No. Ti ha allarmato. Allora. E viene un po' di giorni a casa. E non è mica una monaca di clausura, sa? Il bello è che avevamo dato a Pecione la sua casa. E ora dove ce la mettiamo? Che poi c'è borsuta fa monaca per forza, che sarebbe manco brutta. Allora l'hai visti li sa bruttori, quelli sì che si dovrebbero fa monache, ma di clausura però. Furtio, te intanto va a avvisare a Micone, vai e digli di andare alla stazione. Io intanto penso a dove farla dormire. Ora stamani ci mancava pure la monaca. Ma ti pare che io con tutta la fila dei clienti che ci tengo devo lasciare la bottega? Fammi il piacere, Adva. Pensici te, va. Penso io. Isola, senti un po', ci pensavo, no? Ma mandala da me. E tanto, so da sola. Isola, mandala da lei. Che così le due monachelle ci fanno compagnia, Sa che risata la sera fa si secca la lingua a forza di dir rosario. E se a me mi si secca la lingua?
A lui? Qualche altra cosa? Te! E alle larghe larghe, te! La lingua batte dove il dente dole, Bruni! Guarda da un po' come è diventata tutta rossa, vi! Occhio, occhio a pigli a fuoco, occhio a bruciati, Bruni! Oh, Malvaro, mi scusi, vorrei fare una telefonata? Si accomodi, signor Malvaro. Allora, la casa le è piaciuta. Ma per ora mi accontento, però bisogna vedere come va il lavoro, se mi trovo bene nel paese e potrei anche acquistare, ma non nel centro storico però, No. Fuori. Ah, guardi che qui noi siamo tutti discreti, sa. A parte una. Vedrà che si troverà bene, si accomodi. Grazie, signora. Grazie. Venga. Io Sesse. E lo so io perché vuole la discrezione. Che ci tenghi da marmogliare? Dalla finestra, non te lo posso dire. Scende 2 minuti, guarda che è importante. Io scendo, ma lo vedi se mi devi dire le solite pecette. Aspetta che scendo. Vieni, vieni. Carta canta qui. Mi fa due risate. Guarda un po' che c'è scritto qui. Ora vediamo qui che dice il sor Alvaro. Mi è venuto il fiatone. Lo sai, a me, su quella. Ma chi ti dico qua? Mi metto qui. Ci tengo un brutto presentimento. Per l'amor di Dio, Brunirde, non ti fa venire presentimenti, perché io l'ho già dato a casa, l'ho già dato a Pecione la casa della mia sorella e del mio fratello. E non mi voglio ritrovare nei guai. Ed è per questo che te lo devo dire. Vabbè, non ti dico niente, me lo tengo per me. Vieni. L'hai fatto scendere, ora me lo vuoi più dire. Vabbè, vuoi che te lo dico? Me lo devi dire. Pop, è davvero che te lo dico. Ah, me lo devi dire. A me quella, e mi posso pure sbagliare, Ma guarda un po' che c'è scritto qui, che mestiere che fa. Ma... E ora come fa? Come fate? Leggi un po' che c'è scritto. Leggile. Peripatetica. Donna che batte il marciapiede. E te l'avevo detto che era un budello. Secondo me hanno sbagliato a scrivere. No, ma scritto. Ti pare che sui libri possono scrivere ste cose? Sì. E te mi hai fatto scendere per dirmi sta cavatina? Certo. Te lo sai che ci tenghi? Che ci tenghi? Lo vuoi sapere che ci tenghi? Dimmi. Ma lo vuoi proprio sapere? Dolly. A me mi sa che te sei gelosa d'Alvaro. Perché Alvaro l'ha fatto la lette. Ma questa è matta, ma che ti inventi? A parte che quello la lette le fa tutte. Ma poi stamani che ti frullino il cervello, li burratti. Se ora mi vorrai dire... Quanto fa mi sprofondo. Ora mi vorrai dire che non sei mai stata gelosa di lui. Mai. Te lo giuro sul Vangelo! E non giura, Brunirde! Tanto lo sapevamo tutti che ti sei sempre garbato, ma non ci hai mai avuto il coraggio di dicciolo! Vuoi aspettare un altro po'? Vuoi aspettare ad essere granita più granita del granito d'Ergiglio? E poi, Bruni, fattelo dire! Se non vi pigliate fra di voi, ma chi cavolo! E se non altro per compagnia, Bruni! Ma a me mi pare che il gallo della sola che carga a letto lo fa con tutte, E poi quello non vuole solo la compagnia, va retta a me. E ci credo, Brunirde, l'uomo di uomo. Infatti di che se te ci teneva una mezza idea, l'hai fatto passare tutte le voglie. E perché? Come perché? Ma che ci tengo te, che mi va?
Ma ti sei vista nello specchio? Sì. E che ci tengo che va? Che ci tengo che va? Ma se mi pare inquadrantico, Bruni, e a chi ti timpo? Datti una bella modernata. Sì. Mettiti un po' di scipio. Guardami. Intruglia un po' di rossetto. Fatti un bel taglietto di capelli, Bruni. Fatti la permanente. La permanente, Brunirte. Poi ti compri. Fatti guardare, un bel vestitello buono. Ma questo buono è preso dai portercolesi. Rosso, fatelo rosso, Brunirde, il rosso ti sta tanto bene. No, è rosso il colore del diavolo. Bruni, ma almeno i peli fatteli. Il vino buono non ha bisogno di frasca, cara mia. Tutta roba genuina. Sì. Almeno li baffi fatti. Matta da manicomio. Ma secondo te no? Io dovrei fare tutta sta rivoluzione per farmi saltare un collo da quello allupato dal palo. Ma manco per niente. Bruni, ma per chi l'hai preso, E poi non ti preoccupare, Brunirde, perché mi sa che Arvaro cartucce da sparare. Poche ce le tieni. Oh, e che trucca me lo più un po' proprio a me. Sta a vedere, lo vedete. Con te non si sa mai come parlare. Se ti dichemo crotta, la vuoi cruda. Se ti dichemo cruda, la vuoi cotta. Manca li cani che talornio che sei. Mamma mia, e che avrò detto mai? Che ho detto? Screanzata, sei proprio senza decoro, Mi parli di cartucce, di quelle cose lì che non so né manco che roba d'è e mi dovrei manca arrabbiare. Vatti a comunicare, mi vado a comunicare, E sono modi di venirde. Guardatela un po' come è diventata tutta rossa. Ci credo. Lingua di serpente. Certo che te ha proprio dirazzato, ma non ti vergogni a parlare così con un fratello prete e una sorella monaca. Capirai, e che ho detto? Guarda che sono cose naturali quando due si vanno bene. E poi mica so io che mi sono fatta monaca. Santa Maria Goretti, te la vuoi dare una svegliata prima che te lo frega qualcheduna? O ti vuoi conservare sotto spirito un altro po'? Ma mi devi di altro per oggi. Lo vedete a far del bene all'isumare? Andiamo, dai, Brunin, andiamo. Ci tengo da ricetta. Faccia qualcosa. Non avevo proprio bisogno. È un'esposizione, signore. Ma scusate, permettete una domanda culinaria? Che t'avevo detto, quella parla di culi come niente fosse, proprio senza decoro. Scusate, che voi sappiate, in questo paese si possono trovare degli champignon? Signore, cari grazia se trovate erba viva. Tanto parmolive. Lo volete il consiglio? Sì. La prossima volta lo sciampo portatevelo da casa. Arrivederci. Non è possibile. Ha detto la mamma che mi dà un cremino, che dopo te lo paga. E te lo do. E io te lo do il cremino. Ma tutti sti cremini, che sti ghiaccioli, non ti faranno venire cacare. Un po' ti si scioglie il corpo. E se mi si scioglie lo rilego. Te non ti preoccupa e dammi il cremino. Ma che carino, ma come ti chiami? Che te ne è? Mi chiamo Luigina come il mio nonno. Ma carina. Che bella te. Ma raccomando, mangialo piano.
E non fa subito il bagno, che se se ne accorgono le budelle e ti viene una congestione. Polesse! Sì, sì, segna che papà sta mamma a pagare. Mamma a pagare, babbo morto. Oh, ma gli è morto il babbo. Ma allora glielo pago io il gelato e magari gli rilascio qualcun pagato. Sì, sì, è proprio morto, morto. No, signora, non si preoccupi che io non ci li fa mai pagare sti cremini che mi fa appena sta povera orfanella. E come si dice? E fu un'opera di bene, fu. Oh, ma che Dio gliene renda merito. Ma lo sa? Oh, ma mi si è incassato un'altra volta la scarpa. Beh, ma questo paese sono tutte tavole così. Sì, no. E comunque le dicevo, lo sa che lei si sa proprio fare con i bambini? Ha figli? No, so cappone. Cappone? Sì, so bello solo. Oh, ma non si preoccupi che la troverà la compagnia prima o poi. Mai disperare. Ora vado che ho il taxi che mi aspetta, ma le dico una cosa, ci rivedremo molto presto. Arrivederci Alvaro, presto. Fulvio, vieni un po' fuori che ti devo dire una cosa. E ora che ci tengi, eh? Fu, mi sa che ci tiene ragione Brunilde, sa. La signora santa di religioso ci tiene solo il nome. E che vorreste di ora? Te e quell'altra? Guarda che prima al telefono non te sa bene, sa. Non lo so con chi parlava. Però diceva che voleva levare tutti sti santi, sti martiri, ste fotografie dei santi che la tua suocera ci aveva messi tutti nel corridoio. E ci tiene ragione. Scusa, Ma quella si chiama santa, ma mica viene dal convento, sa. E poi, casa della mia suocera, i muri sono tutti impestati di quadretti di santi, di martiri, di sacri cuori, con tutti gli lumini rossi attaccati sotto accesi. A te. Ti guardino tutti con quell'occhietti sbagliati e ti fanno venire la caca treppa. Ti dormiresti di notte, da solo? Sì, a dormirci. Sì, ma l'hai visto? Ma l'hai vista come è provocante? Ma l'hai vista che mafia che fa? E poi, la dovevi vedere con quale faccia ha detto la parola culo. Anzi, per dir vero ha detto culinaio, ma sempre culi sono. Come sarebbe? Guarda che non te sa bene, se. E nero mica da solo. C'era la tua moglie con Brunilde. E due orecchi ci fanno pure sbagliare. Ma sei no, davvero? E se due sono di Brunilde? Immagino. Ma che mi dici? Ma ora, secondo te, fra te e me, fra me e te, ma quella porta rispetto al nome che porta. Ci credo nemmanco. E poi l'antesa, prima quando ha detto che vuole, so qui, che vuole star riservata, vuole star da sola. E secondo te perché? Solo per parcheggiare la Buick. Ah, poi la te, te lo dico io, quella che vuole fa. Quella vuole mettere la professione, vuole mettere. Come ti vengono in mente certe idee? Ma come fate presto voi a giudicare? Occhio, compà, non ti avvicina troppo al fuoco perché potresti rimanerci bruciato. Olesse! Guarda che azi prete e alla mia moglie la fatto proprio la bella, è parsa proprio una brava persona. E si permetti, e mi fido di più del fiuto del mio cognato ziprete che del tuo e di quell'altra Chiara. Fiditi Fulvio, guarda che pure io ci tengo il fiuto molto sviluppato. Nemmanco il cane da caccia ce lo tiene come il mio. Ma domanditi un po'
perché una bella donna così ed è rimasta da sola e mi ha sposata? Ma te, proprio te, che ne puoi sapere? Me lo immagino, a Sina non sarebbe sola. E poi lo sai che mi ha detto, mentre ce ne andava? Non si preoccupi che la troverà quella che gli fa compagnia a me. E poi mentre usciva mi ha detto, arrivederci a morto presto con tre o. E che voleva dire secondo te? E voleva dire che dammi retta a me, Arvà. È meglio che a bui. A Sinno lì ci trovi il padrone con quattro di o. Apre bene l'occhi, furbio, apre bene l'occhi, perché mi sa che stavolta c'ha ragione Meronilde. Avete dato a pigione la casa un... Antegame! Questa non è manco arrivata e voi l'avete già attaccato le pecette. L'avete cucito il cappottino addosso tutto preciso. A te, hanno fatto pelo, contropelo e rapazzola. Occhio, compare, non scherziamo su ste cose perché io... Cula santa, ci guadagno un monte di palanche di pegione, ha inteso? Fiditi, Fulvio, che come dico io e Bruni, c'emo ragione noi, fiditi. E una volta tanto ce l'appoggio. Tete, è meglio che ti cuci la bocca col serracchio. Oh, ora io me ne arrivato a lavorare. Fate la finita di profidià perché io non vi voglio trovare nei guai per colpa vostra, certe idee. Tenetemele per voi, avete inteso? Da me lo sai, muto del porticato, da me non sorte niente. Da te, ma... Ed è inutile che mi guardate, tanto dalla mia bocca non sorte mica niente. Non sorte niente, sì. Trascorsa circa una settimana, casa. Ah, la casa di Ziprete, quella l'abbiamo data la santa, e che aspettai ma a te, aspettai ma a lui, aspettai. Isola, certo, che il tuo marito alla messa, ma ne manco di domenica. E là solo dormi
a Sinò se ci viene lui alla messa e casca la chiesa. Vergine Santissima. Hanno bussato. Questa deve essere Brunilde, vado io. Sì, vatti, vado io. Sono stanca morta. Isola, però te vatti a finire di vestire, che altrimenti facciamo tardi alla messa. Hai ragione. Muoviti. E vado. Ah, vestita da suora. Adesso facciamo anche i travestimenti, che piacevolissima sorpresa. Ma mi scusi, buon uomo, ma chi cerca? Ah, ma chi buon cerca? Uomo, vieni qua, bella. Ah, lo sa bellissimo chi cerco. Sì. Ah, tira giù queste mani, via. Vade retro, Satana, fuori. Fuori da qui! Che succede? Isola! Che succede? Che e so? Questo signore mi ha messo le mani addosso. Santa Maria di Cieli! Leviti in volante. Che dolore! Fai anche la puritana adesso! Tanto lo so cosa succede in questa casa! Lei chi è, la maestressa? Brutto fuggiciume che non sei altro. Se non ti levi da tre passi, prima ti pigli a carci e poi chiamo i carabinieri. Hai capito, brutto maiale? Questa è una casa rispettabile. Hai capito? Qui non c'è nessuna maestressa. Cammina, vattene, cammina. Ah, ma guarda un po'. Madre di Dio. Fammi mettere sta scala. Ma perché? Perché questo signore ce l'aveva tanto con me? Perché? E perché, Giuda? E poi parlava di maîtresse. Maîtresse. Ma che succede in questa casa? Vergine Santissima, dimmelo. Ma che e dimmelo prima che sprofondiamo che tutti all'inferno. E sta un po' zitta, Ah, che se si sveglia Fulvio siamo del gatto. Ah, e son cavolo chi era quello? E sarà stato un matto scappato dal manicomio. Sembrava posseduto dal demonio. Dio misericordioso, abbi pietà di lui. Se me lo ritrovo davanti lo sprofondo per tutta la tromba delle scale, E gira, quello. Proprio qui da noi doveva venire. Proprio qui da noi doveva venire. Sì, Signore Santissimo. Ora che ci penso? Altro che posseduto dal demonio. Lo so io che ci teneva. E so pure di chi è la colpa. Hai capito di tutto sto casino? Ma se la piglio la levo dal mondo a quella disgraziata, sa. Capito? Ma oh, signore, che vergogna! Se ci penso, che vergogna! Vergogna, vergogna. Ma vergogna di che? E te sei un'anima buona, certe cose non le puoi capire. C'era la porta aperta, siete pronte? Andavo? E questa perché frigna? E me lo chiedi pure, vipera. Dimmi la verità, Dimmi la verità prima che ti levo dal mondo. A chi altro l'hai detto quella cosa che pensavi della signora Santa, Parla, speanzata. Ma quale cosa? Ci tenghi certocchi spiritati che mi fa venire la cacatreppola. Mi pari un'indemoniata. Ave Maria. Allora è proprio vero che sei stata te, Cattiva, alla fine l'ha dovuta attaccare la pescetta a quella povera donna. Ma non ti vergogni, guarda, parla indelebile, parla, prima che ti scorrocchi e ti strappo l'orecchio a morti, ti strappo. Ave Maria. Ma, del tegame, l'ho detto in bottega a Primetta, una quindicina di giorni fa. Ma non ti preoccupare, ce l'ho detto in confidenza. Ce l'hai detto in confidenza? E chi c'era in bottega quel giorno? E io mica me lo vengo a mettere paura chi c'era. Tanto tonò che piobbe, Standelabile cattiva maligna. Ma ti rendi conto di quello che hai combinato? E ora come famo?
E se quel maiale è venuto qui, si vede che c'è già il paese pieno, che avevamo affittato la casa a una di quelle. Ma oddio signore, che vergogna! Che vergogna! Oh, che vergogna! Che? Ma allora lo vedi che ci tenevo ragione? Ched era un ombrello! Isola! Ma che hai fatto, Isola? Che ho fatto? Hai affittato la mia casa a una di quelle! Io? Perché, signoretti? Ma perché? Oddio! Perché? Oddio! Oddio, oddio! Oddio, oddio, ora mi sento pure male! Si sente male! Tiriti su! Ora mi troppo! Tiriti su! Su! Cammina! Su, cammina! Ripigli! Ma che dici? Ah, la signora santa è una persona per bene. Quella è santa di nome e di fatto. Ma che ti credi? Viene da una famiglia rispettabile. È per infino sposata con un commendatore. Ma sei sicura? Io l'ho sempre vista da sola. Vergine santa. L'ha vista da sola, bruttandemente. L'ha vista da sola perché il suo marito è fuori per lavoro. Anzi, a quest'ora mi sa che è già arrivato, sa, è ritornato, va. Speriamo che non lo vengano a sapere. Sì, no, ci mandino tutti in galera, ci mandino. In galera? In galera. Pure la galera, Vergine Santissima. Ma guarda, quanto è vero Dio, prima d'andare in galera, prima t'aggarro, capite? E poi commetto un omicidio, così ti ci mando con la ragione in galera. Ma però me lo potevi dire pure prima, Ma prima di chi? Prima. Allora è vero che sei stata te, Ma se ti rivo ti fa di vede che polvere eri e polvere ti fa ritornare. No. Ti taglio a pezzettini come la tonnina ti taglio. E allora, io non ci capisco mica più niente. Ma perché? Allora dite che è una di quelle. Se poi non è vero. Signore, aiutaci tu. Signore. Aiutato. E ora che si fa? Che si fa? Hai niente. Visto? Hai visto brutta Befana attaccare le pescette? Guarda. Leviti Lucia, che la voglio pigliare in pieno, E stavo carmi, e che sarà mai? E cazzo, miseria. So karma, guarda un po'. Guarda un po' come so calma, Allora ancora non l'hai capito, che stamani quanto è vero Dio ti spello come un gattuccio, Guarda che Isola. Stamani ci lavo da... Ferma, che te l'ammazzi per davvero, sta È quello ferma. Che voglio fare. Ferma, e manteniamo un po' la calma. La calma. Va bene? Sì. Perché per quello che ho capito io, ma si tratta soltanto... un equivoco, no? Quello è lui. Ma quale equivoco? Quale equivoco? È stata lei. Ma se ti piglio, ti lavoro l'efficio da cristiana. Ferme, manteniamo davvero la calma, ferme. Calma, io so calma. Io. Intanto quel signore era un forestiero. Sì. E quindi vuol dire che... E vuol dire che sta notizia è ancora in paese e non ci è arrivata. Ma speriamo, guarda. Speriamo. Ora però. Andiamo alla messa che è tardi. Andiamo alla messa. Su. Poi parliamo con Don Enzo di questa brutta faccenda. E vedrai che il nostro fratello la soluzione la trova. La trova, disgraziata. Non mi metto. E che sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Bene. Sei calmato. Certo che le fate di cagnara. Giorno è. Manco la domenica che mi posso riposare, mi lasci in pace. Caro Fulvio. Ma che non sai che la domenica non si dorme? No. La domenica si va alla messa. Mi è arrivata la madre Badessa. Proprio così. Guarda che non siamo mica in convento, sai? No, Vergine Santissima. Amen. Che allora, famiglia. Allora te non vengi. No. Andate voi, pregate pure per me e quando ritornate e mi raccontate tutto. Ce n'avrebbimo di cose da raccontare.
Fermati, te mutiti, mutiti, capito? A Sinotti ci porto mercato alla messa. Ah, va bene così, Furbio. Ah, senti, deve venire il marito, il commendatore, il marito della signora Santa. Ma raccomando, comportati bene, perché quello è un commendatore, un commendatore. Ah, deve pigliare le chiavi, eh. Mi vado a cambiare e gli do le chiavi. Damo, giù. Damo. Dammo la messa, linguaccia. Damo. Buongiorno, commendatore. Che fate come fossite a casa vostra? Buongiorno. Scusate la grisse, sa, ma la mia moglie non la rivince. Capirete, sto posto è diventato come un porto di mare. Gente che viene, gente che va. Sapete come la chiama ora la mia moglie? La casa di Camme. La casa di Camme? È il bordello. Bah. Ma sono modi di commendatore, cose di paese. Beh, insomma, come inizio, voi, come ma... inizio non ci possiamo lamentare, via. Ma voi siete qui per le chiavi? Beh, diciamo che io da quello che vedo dovrei essere dopo di lei. È qui il gabinetto, no? No, per essere male screanzato, ma trucche, proprio qui la dovevate venire. E dove altrimenti? Guardate che secondo me avete capito proprio male. Ma voi vi disturba se io aspetto il mio turno? Voi avete già usufruito. Sì, ed è per quello io tutte le mattine, alla medesima ora, puntuale come l'orologio. Ah, tutte le mattine, quindi cliente abituale. Ma perché voi non siete cliente abituale di... No, dite, parlate liberamente e apertamente, io sono avvezzo a certe frasi. Via. Del cesso. Io non mi volete mica far credere che è così brutta. Io si la guardo, a me mi fa proprio schifo. Mi fa venire da vomità. Aspettate un minuto che ora mi vado a cambiare. No, state fermi qua, Sono io, visto che non ho preso l'appuntamento, sono io che aspetto il mio turno. Perché io ho l'assoluta necessità di vederla. A questo ci deve essere saltati tutti i burattini nel cervello. Io non ci capisco più niente. L'appuntamento. Ma io sapevo che voi le chiavi. Le chiavi. Capisco il nesso. Le chiavi. E ora chi è sto nesso? Andate a sentire, è la prima volta che sento di che ci vuole l'appuntamento per... Del resto mi sembra pure ovvio che se non si prende l'appuntamento poi si crea la fila. Dico bene, no? Capisco più niente. La fila.
l'appuntamento. Birnesso. Ma si vuole sapere quante chiavi devo consegnare? Ma... Non faccia il finto tonto, la prego. Abbiamo capisco benissimo il nesso con le chiavi. Travolta questo. Via. È beata a voi che l'avete capito. È ovvio. Io non so manco chi è sto nesso. Ma non mi prenda a giro, via. Sappiamo tutti che quando le case sono chiuse, per aprirle servono le... E chiavi! Oh, ecco spiegato il nesso, vedete? Non è che ci vuole così tanto, via. Bravo, bravo, così abbiamo capito il nesso con le chiavi. Bravo commendatore, ecco, data a voi. Ma mi dica un po', ma da quanto tempo è che avete aperto la casa? E quanto sarà? Quanto sarà? E poi il primo siete stato voi, sarà una ventina di giorni. Ma che domanda? Cioè, devo far credere che io sarei tra i primi clienti, se non addirittura il primo, a usufruire dei vostri servizi. Bah! Confidenza. E per quanto avete tempo, per quanto tempo avete voglia di continuare questo business? No, guardate la maglia, perché noi in casa gli stranieri non ce li famo entrare. Ma che avete capito? Business vuol dire affari, per l'appunto gli affari come vanno? L'affari come vanno? Come vanno? E che ne so, il primo siete stato voi. E poi, state a sentire. Se vi trovate bene, la casa ve la lasciamo quanto vi pare. Aspetti che devo scrivere, perché qui... Quindi lei mi sta dicendo che io la casa la potrei avere anche per l'inverno? Magari potessimo aprire pure d'inverno. Ah, ecco. Ma d'inverno che voglio aprire, che gente non ce n'è. E poi qui, E fanno tutti così. No, aspetti. Fanno tutti così. Chi fa tutti così? Mi faccia i nomi. E secondo voi io mi vengo a mentovà i nomi di tutti quelli che danno le case a Pegione. Allora, compare. E qui tutt'uomo ste cose le fa a umme. Ah, ecco. E non si possono mica fare la luce del sole. Si capisce. Si capisce sì, perché se poi per sopra ci dovremmo pagare pure le marchette. Il guadagno dov'è? Si capisce. Anche perché non è legale, E tanto la casa non è manco nostra. Non ho capito, prego. La casa non è nemmeno vostra. Ora non mi dite che non lo sapete, che la santa non ve l'ha detto. La casa è dei miei cognati, di Don Enzo e di Sor Lucia. E ce l'hanno data per farci un po' arrotondare. Ah! E tanto a loro mica li serve. Ah, ho capito. Sor Lucia. Ah! No, dico... Io non mi sarei mai aspettato che questa situazione prendesse una piega del genere. Dico, ma si rende conto che qui ci può andare di mezzo anche la curia? Se non addirittura qualcosa di più? Io ci capisco sempre meno. Io vorrei sapere perché ora dovrei andare a scomodare il vescovo per dar pegione la casa. Il vescovo, qui ci va di mezzo, e ripeto, qualche cardinale, se non addirittura qualcuno più su. No. No. Guantate una maglia, perché allora a sto punto è meglio che abbuiamo tutto. Perché? E sì, ci vanno tutti sti permessi, eppure dall'alto, capite bene che... No. Ormai siamo in ballo. E balliamo. Ma guardate che io mica vi costringo, sa. E poi, per ste cose. Sì. E ci sono pure gli alberghi. Pure gli alberghi. Cioè, lei mi sta dicendo che in un paese così piccolo
oltre nelle case, anche negli alberghi si svolgono certe attività. Si capisce. Ah, ho capito. Accidenti a me quando insisti che per dar ragione la caccia. Scusate, sì. Ma non vi voglio far perdere altro tempo. Forse è meglio che la casa ve l'ha andata a cercare da un'altra parte. Sì. Furbo, forse ha capito chi sono. No, 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 ormai siamo in ballo e balliamo. E mettiamo le carte in tavola. Oh, oh, finalmente, ecco. Discorso che capisco. Ecco. Allora, commentatore, e se ci volemo fare una bella partitella? Che dite? Una briscoletta? Sì. Ci scommetto che a voi vi garba di più una bella bazzica. Sì. E scopa! E scopa! E scopa! Allora, innanzitutto, toglietemi le mani di sosso. Brutto villano, forse voi non sapete chi sono io, ma adesso ve lo dico, se non l'avete ancora capito, ve lo dico. Io sono l'ispettore Siropescu, della Buon Costume, ha capito adesso chi sono io? Ma la mia moglie mi aveva... Come, come? Della Buon Costume. E che volete da noi? Ah, non lo so. Buongiorno. Oh, signor Fulvio, buongiorno. Mi scusi, ma vi volevo avvisare che il commendatore, mio marito, non ha potuto venire. Non può ritirare le chiavi, verrà in un altro momento. Io mi scuso, perché gliel'avevo detto. Però non si può... Presa in fragranza di reato. Fermi tutti. Siete tutti in arresto. Ma chi è questo passo? Ma mi lasci. Ferma. Ma non si permetta. Fulvio. Ma non si permetta, lei non lo sa chi sono io. Non lo so, no? Ma chi è lei? Io sono l'ispettore Serupescu della Buon Costume. Avete capito adesso? L'ispettore della Buon Costume? Esatto, e che esatto. Volete da me? Ma guardate che state prendendo un abbaglio, no, no, ma no. Ma io vi rovino, io giuro che vi rovino. Ma meglio di così. Ma non mi lasci. Ma cosa sta succedendo? Ah, non lo so, ma qualcuno me la deve dare una spiegazione in questa casa, No, 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 no. Ma adesso che ci siamo tutti, appuntato, chiama i rinforzi, questa è una vera e propria redata. Ma questo è un pazzo. Sì, forse sì, ho capito. Calmiamoci tutti, che ve la do io la spiegazione a questo parapiglia. Ma hai visto che hai combinato? Hai visto? Ecco chi era il cesso. Zitti tutti, ora basta. Ascoltatemi. Stuta luce. Ora mi domando e dico, ora questa quando viene? Viene, viene, non ti preoccupare, viene, viene, sta tranquillo. Sì, 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 qui ci famo notte. Stai tranquillo che viene, ci metto la mano sul fuoco. Sì. Secondo me non ci tiene il coraggio da comparire. Viene, no. Tranquilla che viene, sta tranquillo. E quando viene? Senti, hai visto? Beh, che cagni, hai visto? Hai visto? Mettiti a sedere, va. Era pure l'ora che accomparissi, E che sarebbe sta moda di sta pezzola in testa, Guardini un po'. Hai preso lipidocchi, la colpa è tutta la tua, la mia, e che ci incastro io? Fatti la permanente, te! M'hanno fatto tutti i capelli! Come sei un bericcio,
Ma chi sta a fare il giardiniere del comune? Te sta zitto, ti ci mette protezza! E se stai tanto bene? Sì, va amore. Vai giù, scriviamo sta lettera. Dai, scrivi. Dopo la vendemmia, prestimi l'ombuto. E tanto ora che la dovrei scrivere. Capito, ci tenghi pure sto coraggio. Guarda, scrive. Scrive prima che ti arribocco. Hai capito, delinquenta? Hai fatto rivoltare un paese? Muoviti, guarda, che princhi qui. L'indirizzo ce l'ho già dimesso io. Capito? Così li buchi qui di sotto. Sotto casa. Scrive. Hai capito? Deve dire sempre qualcosa dopo l'amen. Capito? Scrive, ti ho detto scrive. E che devo scrivere? Che sarebbe? Ma te non dici niente, Mungo. Eri pure d'accordo con me. Ma io mica l'avevo detto a Veruno, brutta popa. E meno male che la signora Santa ha ritirato la denuncia. Se no andavate tutti per mano di legge. Vedi, è tutto bene quello che finisce bene. Mettiti a sedere, mettiti, che ti cinchioda quella seggiola, disgraziata. Capito? Non lo pensi alle fiecette che hai attaccato a quella povera donna? E al suo marito. E difatti mi so confessata. Capito. E allora? Scrive. Scrive, indelebile. Che dopo due mesi ci pigliano sempre per culo. Dai, La casa di Cammi. Che vergogna. E non ci pensi alle quattrini di pegione che avevamo perso. E l'avevamo dovuto ridargli per infino l'anticipo con tutti gli interessi. E il guaio è che ce l'eravamo già spesi. E non ci pensi, al mio fratello e alla mia sorella, che in altro po' li scomunicano. Abbiamo dovuto scomodare pure il vescovo, Vabbè, guarda, delinquenta, comincia a scrivere che questa mano ti levo dal mondo, ti levo. E l'articolo sul giornale, lo siete scordato? Però come stavite bene, fotografia, sembravi stavite proprio bene. Rita Hayworth. Cammina, mettiti a sedere, Rita Hayworth. Guarda che se non ti ha denunciato il commendatore, quanto è vero Dio, ti denuncio io stamattina. Scrive, sciopinata. Devi scagionare tutti quanti, hai capito? E li devi levare dai guai, ti devi pigliare tutta la responsabilità. Dovremmo uscire puliti da sta storia. Sì, no. E quando la damo a pegione sta casa? Accidenti a te. E che scrivo? Ma io non so nemmeno da che parte incominciare. Non lo sai da che parte incominciare? Non lo sai? No. Ma però quando ci devi mettere di guai lo sa bene da che parte incominciare. Ma hai voglia a scrivere? Hai voglia a scuse? Quei signori mica ti perdonino, sai? Ma fa nemmeno, ma perdonato il tuo fratello con tuo padre nostro e quattro ave marie. E poi se sei tanto sicura che mi perdona, è che la scriva. Mettiti a sedere. Mettiti a sedere. Mi sono messa a sedere. Non ne posso più, signore guardimi, guarda che li fa venire la squadra degli vermi stamani. Scrive, disgraziata. Forza, schiantata in corpo, scrive. Scrivo. Allora, dammi questa penna. Dov'è la penna? Comincia a scrivere, vai. Egregio. Ora chi è questo egregio? Ma non si chiamava... Ma si scrive così per tutti, dalla scuola, dalle sore, chi c'è andata? Iotti. Defatti, dalle sore a scrivere te l'hanno insegnato, ma è un pezzo di lingua, te l'hanno tagliato. Allora, egregio... Signor commendatore. E signora, d'altra parte, la peripatetica era lei. E signora, e ora?
E ora io non so più che scrive. Ma te lo dico io allora, te lo dico io che devi, quello che devi scrivere. Capito? Mi scuso per quello che ho insinuato della sua moglie. Insinuato? E questo ha messo i manifesti, no? Devi scrivermi, figlio, tutta la responsabilità delle mie maldicenze, che ho rovinato la vita e la deputazione. E quanto mi sono due giorni a scrivere. E sta zitta, e scrive pure che il signor Furvio e la signora Isola, me medesima, non sapevimo niente. Casomai che non è rita corrente. E scrive così, ignoranti. Io ti ci farei mettere i diti nella corrente. Ecco, che può esseresti fulminata. Ma che vuoi da me, E te poi sei l'unico che ci ha guadambiato, sa. L'ho visti i clienti che andavano di inguattone al bar a chiedere informazioni. Ci hanno fatto lo stradello. E ti potrei far pure i nomi. Sì. Allora non ti è servito a niente tutto questo macello che hai combinato. Altre pecette vorresti attaccare, Mamma mia, altro che Ave Maria. Altro che Ave Maria ti farei Dio, lo vedi? Madonna, è meglio che finisco sto poema. Sì, non mi date pace fra tutti quanti. Forza, allora. Dai. Allora, gli scrivo che la colpa è tutta la mia. Perché? La signora Isola e il signor Furvio non sapevano niente. Il parroco Don Enzo e Sor Lucia non sapevano niente. Ho capito, ce l'ho scritto. Scrive. Ecco, ho finito. Ho pure firmato. E adesso me ne posso ora. Adesso, ora, domani, me ne posso pure andare. Te ne puoi andare. Dove vai? Mettiti. Guarda, ti ci inchiodo. Mettiti giù, capito? Metto giù. E ora che devo fare? Finito di scrivere. Fila tutto dentro, vieni qui. Questa ora l'ambuchi qui di sotto. Sì. Nella cassetta della posta, davanti a me. Cammina, a caccia un culo di fiore. Damo linguaccia. Aspetta che piglio la giacca, ti fuori fa freddo. Fa freddo. E fa freddo, non cade, che moro. Cammina, linguaccia. Certo che se sta storia era vera, ci avevo guadambiato una montagna di quattrini. Vedi, se non la fai finita con questa storia, ti dà un morso in testa come un polpo, Certo che a Brunilde, piccinina, l'abbiamo mandata al patibolo senza manco potessi difendere. Alla fine, piccinina, poarella, mi fa quasi pena. Ti fa pena? È quello che si è meritata quel San Bruttorio. Ora ne esageriamo sto San Bruttorio, a guardarla da lontano un po' al buio così, poi non è mica tutto sto San Bruttorio. A me mi sa tanto che te ha fatto l'occhietti di triglia. Secondo me dopo tant'anni e volemo dire che ti stai affezionando? Manca i cani di barberia, no, lo dico dicevo così per lei, poverella, per difenderla un po', hai visto? Sono ritornato. L'avete spedita? Se Dio vale l'avemo spedita, almeno qualche d'uno ora è a posto con la coscienza. Bene, va. Ora me ne posso pure andare. Sì, ora non serve più a niente. Vai, bella, va. Hanno bussato. Sì. Va. E vado io, vai te. Tanto me ne andavo. Sempre che non ci avete più bisogno di me, Ti preoccupa, vai bella, vai. Ecco, vengo. Ah, ma avevano detto che ce n'era una brutta e pure vecchia. Ma quanta se la dovevano dare proprio a me? Levimi le mani di collo che te le mozzo, sa! Se non ti levi da tre passi, ti do tre scarci in mezzo alle gambe che ti fa camminare troppo per una settimana. Io sono una donna rispettabile. Vai. Ho capito che ti ha detto, vattene che sennò ti schiumo di sangue, Fuori!
Fammi la leviti, cammina, vattene brutto maiale, vattene brutto maiale, ti fa più vedi, cammina. Passa sempre così. Guarda che serata stasera. Per tutte le scale. Anche io. Meglio più io. Che sera disgraziata. Guarda che aggrizia che ha combinato. Va bene, va bene. E d'ora in avanti me la cucio. Che si cucina? La lingua. Non sapevo che si cucina. Se è così, Brunino, permettimi di accompagnarti a casa. Capirai, da qui a lì e ci posso andare pure da sola. È tanto che mi devi dare noia. Quello non c'è pericolo. Ci potrebbe essere qualchedun altro, qualche malintenzionato che ti vede da lontano, un po' al buio. Mi piglia lo sturbo e ci rimane secco. Arba, e accompagnala giù, accompagnala, avesse a combinare qualche altro guaio, giù. Stavo a pensare, Brunino, che dici? Io e te... Te e io qualche pomeriggio si famo una bella camminatella lungomare, eh? Che e dici? Perché fa? E perché fa? Per ringraziarmi di averti difeso. Guarda che io mi so difende da sola, ha capito? Dondola, ma ancora non l'hai capito. Vuole sorti per conoscervi meglio. Guardami un po'. Ti vuole chiedere, eh? Che dici, Bruni? Si vuole fa? Te sei sola, io so solo, eh? Che dici? Ma vediamo, ci devo pensare. Ora accompagnami a casa, cammina, cetriolo! E ci deve pure pensare. Furbio, questa poi in conto non ce l'avevo messa, sa? No. Se per dirti la verità manco io. Speriamo bene, guarda, così si danno una carmata tutte e due. E poi Furbio, speriamo d'affittare. Fino a voglia a rosolà tacchi e scarpe. Va, ascolta a me, Furbio. Vattene a letto, va. Io mi metto qui da una spicciata, non vedi che casino che c'è? A me questa mi sembra la casa di... Signore mio, sta parola non la voglio più sentire, non la voglio più sentire. Vabbè, ci tengo ragione. Ma c'ho ragione, sì. È meglio che se ne andiamo a letto, sa? Io ora vado, eh? Sì, se ne a letto, bello, va. Ma io ci tengo un dubbio. Ma te l'hai capito perché quello ci era messo in testa di venirla a fare proprio a casa nostra? Adesso... Se è per quello io non ci ho capito niente, Furbio. Manco io. Va. È meglio che la stiamo perdendo, se ci pensiamo più andiamo a letto, va. Capito. Furbio, avviati, guarda, sì. Avviati a letto che ora vengo. Ti sono lì. Io vado, t'aspetto. Sì, aspetta e spera. Buonanotte, Furbio. Buonanotte. E buonanotte pure a voi. Che
successo di tutto. Però siamo riusciti a non far piovere. Ringraziare il pubblico, voi che ci ospitate, il circolo del gioco, l'associazione culturale del gioco che tutti gli anni ci invita volentieri, ci fa vivere questa bellissima serata con voi. Stasera insomma c'è stato un pochettino di movimento tellurico. Il terremoto. Io avevo portato dei pasticcini per il nostro pubblico. Com'erano? Com'erano? Questo qua è il nostro Argentariana, il nostro profumo, il brand nostro proprio dell'Argentario. Quindi mi fa molto piacere di omaggiarti di questa cosa che è una novità, è un profumo tipico nostro, proprio di un ragazzo che si è inventato e c'è proprio l'odore e la fragranza proprio dell'Argentario. Quindi mi fa altro che piacere. Grazie. Grazie.